Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con la nostra informazione che si apre con la pagina della cronaca. Erano arrivati probabilmente a Bologna solo per commettere una serie di rapine, ma qualcosa è andato male, così tre giovani rapinatori rumeni sono stati arrestati. Avevano cercato anche di mettere a segno un colpo in zona barca prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Uno o due componenti della banda si avvicinano con una dialettica verbale particolarmente rilevante, cercano di distrarre la vittima e nel contempo digitano, senza farsi notare, magari ponendo anche un foglio di giornale davanti al display, una somma di denaro ingente, talvolta 2.000 euro, addirittura come nel caso specifico 4.000 euro, e nel momento in cui i soldi escono ovviamente li prelevano dandosi immediatamente alla fuga. Questa volta però l'intervento immediato degli agenti della squadra mobile di Bologna ha portato all'arresto dei malviventi. Si tratta di tre rumeni tra i 23 e i 18 anni, senza fissa dimora e incensurati. Arrivati in città nei giorni scorsi, hanno tentato una rapina prima in zona barca a Bologna, dove però hanno rinunciato ad agire perché, pur avendo individuato la vittima, attorno all'istituto di credito c'era troppo via vai. In quel caso hanno desistito, l'attività di osservazione si è protratta, si sono recati con l'autovettura i tre componenti della banda presso un istituto di credito a Monte San Pietro, dove hanno avvicinato un cliente che stava prelevando il denaro, lo hanno distratto, il cliente nel caso specifico si è reso conto di quello che stava succedendo, ovviamente si è opposto, ma gli operatori della squadra mobile erano pronti, hanno immobilizzato i tre autori della rapina e li hanno tratti in arresto. La vittima è un 65enne del posto e dalle indagini è emerso che l'auto sulla quale viaggiavano i tre era di proprietà di un uomo, cui sono intestate altre 115 autovetture. Inoltre non è escluso che gli stessi rapinatori siano gli autori di altre rapine in città. Come sempre, massima attenzione, così come il fenomeno delle truffe ai danni di anziani, da parte della Polizia di Stato viene ribadito di prestare massima attenzione. Allorquando si preleva dal classico sportello bancomat, bisogna prestare attenzione se vi sono persone interessate che sono proprio nei pressi dell'utente. E quindi evitare ovviamente di farsi distrarre dalle stesse se con qualche scusa si avvicinano troppo alle vittime. Quindi essere sempre molto molto attenti. Nel caso specifico ritardare l'operazione allo sportello, ma in questo caso non fidarsi di nessuno. E ancora per la cronaca, sono in corso accertamenti dei carabinieri per verificare eventuali responsabilità della proprietaria di un cane ieri dimenticato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata nelle ore più calde del giorno. La povera bestiola è morta. Per cercare di soccorrere l'animale sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grizzana Morandi sul nostro Appennino. È emerso che la proprietaria lo aveva dimenticato uscendo di casa per andare a fare commissioni in paese. La carcassa ora è stata affidata a un veterinario, dicevamo, indagini in corso anche per verificare se ci sono gli estremi per denunciare la proprietaria che ha abbandonato il cane, che purtroppo è morto per il caldo all'interno dell'autovettura. Minacce estremamente esplicite di morte sono invece arrivate attraverso una lettera al sindaco di Baricella Omar Mattioli ed è scattata subito la solidarietà da parte di tutto il mondo politico. Sindaco, anzitutto come sta? Diciamo che sono momenti difficili, c'è una certa preoccupazione, però devo dire che ho sentito immediatamente la vicinanza di tutta la comunità politica a cui appartengo, quindi non solo il Partito Democratico che mi ha mostrato oggi voglio darvi alcuni aggiornamenti a tutti i livelli, sulla raccolta da parte porta di tutti i sindaci della zona metropolitana che mi hanno contattato in ore per manifestarmi la loro solidarietà. È preoccupato per un risvolto che potrebbe avere questa lettera? Beh, guardi, la preoccupazione sicuramente c'è, ma non è solo una preoccupazione che viene pagata dai cittadini per la mia persona, per la mia famiglia, andranno ad incidere sul costo complessivo del servizio. Per quest'anno
almeno il saldo tra le due è negativo, cioè abbiamo recuperato 190.000 euro di carico non pagato, mentre 90.000 euro sono quelli non pagati. Anche perché è una comunità dove l'amministrazione si è sempre confrontata con la cittadinanza, abbiamo sempre lavorato cercando di risolvere i problemi insieme e di ascoltare tutti i cittadini, quindi questa manifestazione è così completamente al di fuori di quello che è normalmente la logica della comunità baricellese. Secondo lei a cosa è attribuito questa minaccia? Perché è arrivata? Ecco, guardi, in effetti è molto difficile da stabilire qualsiasi tipo di connessione, perché nel testo della lettera di minaccia non ci sono tributi, non c'è e quella che non viene pagata dai cittadini nell'anno precedente andranno ad incidere sul costo complessivo del servizio. Per quest'anno il saldo tra le due è negativo, cioè abbiamo recuperato 190.000 euro di pari non pagata, mentre 90.000 euro sono quelli non pagati l'anno scorso che vanno a carico del caso. Gli è stata affidata una scorta, una sorta di sorveglianza? Guardi, al momento da questo punto di vista non ne abbiamo parlato con le forze delle nuove ordinanze. Ne approfitto innanzitutto per ringraziare i carabinieri a tutti i livelli, da parte loro, da parte di tutti loro, ho avuto la piena collaborazione, grande solidarietà e soprattutto la rassicurazione che faranno tutto il possibile per raggiungere in tempi brevi una soluzione di questa questione e identificare la persona che è l'autore della lettera. Vedo che state facendo. Voltiamo pagina, un piano straordinario di pulizia soprattutto dei portici UNESCO, ma non solo, quello presentato dal Comune di Bologna per rendere ancora più attrattiva la città in questo periodo di alto afflusso turistico. Signori e signori, questa super spazzatrice elettrica entrerà in funzione nei prossimi giorni. Tutti i giorni la vedrete non tanto sfrecciare ma percorrere pazientemente, diligentemente il centro storico per un'ulteriore, diciamo, mano di pulizia soprattutto agli angoli delle strade, ma non solo, ed è per questo che c'è la guida rigorosamente a destra, dicevamo, ma questo non è che uno dei tanti tasselli per un piano straordinario di pulizia del centro storico che il competente assessorato ha messo in atto per questa estate. Soprattutto però ricordiamoci anche che da martedì 11 luglio termina il porta a porta e si tornerà a conferire nel centro storico nei vecchi cassonetti. Per ora è tutto, parla ora l'assessore, io vi saluto perché devo cominciare il mio turno di pulizia. Martedì è l'ultimo giorno della raccolta porta a porta di carta e plastica nel centro storico, perché come sapete abbiamo introdotto i cassonetti in centro storico, abbiamo completato l'infrastrutturazione dei cassonetti in centro storico, devo dire anche molto apprezzati dai cittadini, nel senso che in tanti ci hanno contattato per dirci che apprezzano la maggiore comodità del servizio che abbiamo assicurato e naturalmente non vedremo più sacchi abbandonati sotto i nostri portici UNESCO. Sta proseguendo anche un servizio che facciamo anche qui, assicuriamo una volta all'anno, una pulizia mirata di tutte le isole ecologiche, mini isole, le isole interrate, i cassonetti e i cestoni dai graffiti e dalle sporcizie varie che si accumulano, diciamo, all'esterno. Assessore, quali sono i numeri in aumento, si suppone, della raccolta differenziata? Sì, i numeri sono importanti, le strategie che stiamo mettendo in campo stanno portando dei risultati oggettivi. Stiamo partiti dal 2021 con un 57%, siamo arrivati ad un 68% nel 2022 e adesso siamo al 72% di raccolta differenziata nel 2023, quindi i risultati sono importanti. E per i problemi della pulizia che si cerca di risolvere ci sono quelli quasi quotidiani ormai dell'acqua che scorre lungo alcune strade cittadine per problemi alla rete acquedottistica. Ve lo documentiamo quasi tutti i giorni nei nostri telegiornali e su questo problema anche la posizione a Palazzo da Curzio va inevitabilmente all'attacco. Non conosce soste la sequela di guasti che da qualche tempo a cadenza giornaliera vedono coinvolte le condotte idriche di Bologna. Solo negli ultimi giorni i tecnici ERA sono dovuti intervenire in via Corticella, la Bolognina, via della Fornace, a Borgo Panigale e in via Castiglione, cui si riferiscono queste immagini.
una impennata di cedimenti che hanno provocato disagi alla circolazione veicolare e ai cittadini che hanno subito il distacco del servizio. Una situazione che la Multiservizi di Viale Berti Piscià ritiene fisiologica, poiché, spiegavano in una nota, le tubazioni in estate sono più soggette a sollecitazioni e quindi a rotture a causa delle condizioni del terreno di posa e delle variazioni di pressione dovute all'aumento della domanda da parte degli utenti. Va riconosciuta la sollecitudine con la quale la struttura di pronto intervento fronteggia la situazione, anche grazie all'incremento del numero dei tecnici addetti alle riparazioni, ma sembra una lotta impari. Le ultime fuoriuscite sono avvenute nel pomeriggio di ieri in via Bainsizza al quartiere Saragozza e nella notte appena trascorsa all'incrocio tra via Piacenza e via Bellaria al quartiere Savena. Gli ultimi due guasti, documentati da queste immagini che ci hanno inviato esponenti della Lega, hanno provocato la reazione politica dell'opposizione, che se la prende non tanto con la società partecipata a controllo pubblico, ma direttamente con Palazzo D'Accursio. Stamattina qua all'angolo tra via Piacenza, via Bellaria e via Val d'Aosta si è creato un nuovo problema con le tubature dell'acqua. In questo momento si sta cercando di risolvere e già ieri sera c'era stata una prima rottura qua più verso via Valle d'Aosta, questa mattina un altro tubo ha ceduto e ci auguriamo che, oltre evidentemente a risolvere in fretta questo problema, sia compiuta una manutenzione di livello che garantisca in questo momento di caldo soprattutto di mettere in posto definitivamente queste tubature, non disperdere ulteriore altra acqua come è successo stamattina e non creare disagi alla cittadinanza. Ecco l'amministrazione del Comune di Bologna che vuole insegnare al mondo come vivere, vuole cambiare la vita, la quotidianità di tutti noi, ma non è in grado di mantenere neanche delle tubature. Questo è l'ennesimo caso in pochi giorni, tutta la città ormai è coinvolta, adesso siamo in via Bensizio, in zona Saffi, l'ennesima tubatura che salta. In questo caso non è servita neanche la pioggia, semplicemente pessima manutenzione da parte dell'amministrazione. A noi non resta che ricordare il numero di pronto intervento era per le reti idriche 800 713 900, a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture, numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. La prima notte bianca dopo il Covid, quella di ieri sera in via D'Azeglio Alta, piena di gente e con una movida del tutto sotto controllo. È tornata la notte bianca in via D'Azeglio Alta. Molta gente ha partecipato all'iniziativa organizzata dai commercianti di Confcommercio Ascom. La prima dopo il Covid. Negozi aperti, musica e anche una sfilata di moda. Presente tra gli altri anche il sindaco Matteo Lepore. Una bellissima festa, tante persone. Va fatto un ringraziamento all'Ascom e a tutti i commercianti che stanno partecipando a questa festa, che è una bellissima opportunità per ritrovarsi in una zona molto bella. È un modo per valorizzare, un modo per ritrovarsi insieme dopo questi anni un po' difficili del Covid, in cui per forza di cose abbiamo dovuto smettere di fare la nostra festa di strada, che è sempre stata molto sentita, e come stasera una bellissima risposta di gente, di entusiasmo, c'è voglia di star fuori, di uscire, di divertirsi, e noi siamo molto contenti. Avete organizzato anche una sfilata? Abbiamo organizzato la sfilata con le nostre amiche e clienti come modelle, come è stata tradizione tutti gli anni di via di questa parte di strada, e tra poco incominciamo. Stiamo provando di nuovo a ricominciare, stiamo provando di nuovo a dare a questa via un po' di forma. Eccoci qua, la notte bianca, prima edizione dopo il Covid. Come si può vedere dall'affluenza siamo molto soddisfatti e come ogni anno siamo in prima linea sperando di soddisfare la nostra clientela. È una bella occasione per valorizzare la strada e il commercio, che ne abbiamo tutti bisogno. Devo dire, è un'edizione che mi sembra venuta molto bene, c'è stata una sfilata molto partecipata con tutti i commercianti della zona. È anche un'occasione, noi abbiamo due associati qua questa sera come Federauto per mantenere la relazione col territorio in una serata d'estate con temperature direi gradevole. Anche polvere di stelle qui alla notte bianca di via D'Azeglio Alta. Sì,
Io e il qui presente qui a fianco Massimo Masi siamo venuti a dare una nota del nostro staff, del nostro timbro di Polvere di Stelle in questa bellissima iniziativa. Bella festa, una bella iniziativa, siamo stati chiamati qua per allietare i passanti. Beh, che allegria. Ora passiamo allo sport con il calcio, ultimi giorni di vacanza per i calciatori del Bologna. Tutti ci si ritrova martedì a Casteldevole, mentre Sartori e Di Vaio stanno mettendo a puntino l'organico per presentare un Bologna più competitivo che mai per la stagione 23-24. Ce ne parla Luca Pincherle. Non vuole perdere tempo Thiago Motta, che in ferie dal Portogallo, dando uno sguardo al calendario, suggerisce di fare in fretta per formare la squadra. Detto fatto, il centralone olandese Bouma c'è, le conferme di Moro e di Posch pure, ora un'occhiata anche al fronte offensivo. E mentre Arnautovic risponde con uno sfogo social al suo sfogo post-nazionale dicendo di star bene, il Bologna si muove in attacco per tutelarsi in caso di offertone sugli esterni. Orsolini e Barro sembrano essere insacrificabili, le tue ali Bologna sono richiestissime e potrebbero portare un tesoretto non indifferente. Si valutano dunque offerte da 10 milioni in su, mossa che permetterebbe di trattenere Dominguez tra gli intoccabili di Thiago Motta. L'occhio sveglio di Sartori e Di Vaio si muove già in anticipo e nella strategia di mercato sceglie un uomo che in attacco può fare un po' di tutto. È Santiago Pierotti del Colon di Santa Fe, esterno mobile alla Sansone per intenderci, utile nel ricoprire tutti i ruoli offensivi e con un prezzo decisamente alla portata. 4 milioni di clausola, ma il Bologna può trattare a scendere, forte della volontà del giocatore di venire in Europa a fare carriera, con passaporto comunitario in arrivo grazie a lontani parenti italiani emigrati in Argentina. Si tratta, così come per De Silvestri, che con la partenza di Cassius sarà il vice Posch, un anno in più strappato a quote sensibilmente minori per aiutare il gruppo a fare da chioccia al nuovo Bologna, che inizierà a conoscersi già dal raduno della prossima settimana. Dal calcio al basket, parliamo della Virtus che ha annunciato il rinnovo di Marco Belinelli, che è stato uno dei protagonisti della Virtus la scorsa stagione, con 13 punti di media e premio di miglior italiano di campionato, miglior sesto uomo. Dicevamo, ha annunciato il rinnovo fino al 2025, era quello che desideravo, ha commentato il capitano bianconero, felice di continuare a portare in alto i colori della Virtus Bologna. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Noi invece non abbiamo quasi più tempo per il TG del pomeriggio. Grazie di averci seguito. Appuntamento ai prossimi notiziari. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.